Nuova puntata di Spotlight, questa volta dedicata all'interminabile, infinita telenovela che coinvolge Activision Blizzard, Microsoft e Sony. Ma oggi non parliamo di quello che sta accadendo, parliamo di quello che potrebbe accadere se l'acquisizione non dovesse chiudersi, che forse è ancora più interessante, ma lo facciamo dopo la sigla. Ve lo avevo anticipato qualche giorno fa che saremmo tornati sul tema proprio dalla prospettiva del e se l'acquisizione non si chiude? E quindi eccoci qui, però prima qualche sviluppo che c'è stato. Prima di affacciarci al futuro ipotetico, pensiamo al presente concreto. Cosa è successo in questi giorni? Microsoft si è ufficialmente impegnata a lasciare COD su tutte le piattaforme per 10 anni, parlando anche di Nintendo. Sì, hanno detto vogliamo portare COD anche su Nintendo, quindi una dichiarazione che in qualche modo sconfessa la teoria secondo cui Microsoft vorrebbe chiudere COD nel proprio ecosistema, ma che al contrario palesa l'esatta opposta intenzione, quella di portarlo ovunque sia possibile farlo, anche su una Nintendo che in un certo qual modo ha ricordato il famoso meme di The Office, ma che appunto potrebbe in qualche modo ospitare il futuro di COD e l'attuale presente anche di COD, avvalendosi di un uso sempre più massiccio del cloud, ma queste sono altre storie che magari affronteremo in altra sede. Altra cosa importante nell'ottica della buona riuscita dell'acquisizione sono anche le parole di Gabe Newell di Valve, il proprietario di Steam, per intenderci, il quale ha dichiarato di aver rifiutato qualsiasi tipo di accordo con Microsoft perché non ce ne sarebbe bisogno, dichiarando che Microsoft ha sempre tenuto fede alle sue buone intenzioni, dichiarando che i rapporti fra le due aziende sono ottimi e che non c'è bisogno di nulla di scritto perché fra di loro, appunto, vige un rapporto di reciproco rispetto. Ecco, fondamentalmente. Altra dichiarazione molto importante che inevitabilmente avrà un peso sull'esito di questa lunghissima, ormai, acquisizione. Ma appunto oggi lasciamo da parte ciò che sappiamo, lasciamo da parte le ipotesi su si farà, non si farà e concentriamoci su ciò che potrebbe accadere se non dovesse concludersi l'acquisizione. Un tema che, come vi dicevo in diretta, trovo particolarmente interessante e meritevole di un video intero. Perché, ragazzi, le cose sono. Cioè, siamo tutti focalizzati su ma si farà, ma non si farà, senza renderci conto che l'argomento più interessante è proprio il possibile disastro che potrebbe verificarsi se non dovesse chiudersi. Allora, io vorrei partire da una premessa. Allora, la cosa più prevedibile, più ovvia, qualora dovesse essere negata questa acquisizione, sono ovviamente interminabili battaglie legali. Activision Blizzard ha dichiarato che farà di tutto pur di far andare in porto la cosa ed è prevedibile e presumibile che Microsoft possa intervenire legalmente per difendere i propri interessi. Anche perché ricordiamoci che in caso di mancata acquisizione, Microsoft dovrà staccare un assegno di parecchi miliardi a Activision Blizzard, che rappresentano un po' la caparra che pagate quando prendete una casa. Ecco, fondamentalmente si configura un po' così, per usare paragoni un po' più di vita quotidiana, ok? Ma al di là di questo, cosa potrebbe accadere? Allora, la cosa più ovvia, in seguito a quello che vi ho appena detto, è che ci aspetterebbero, da spettatori disinteressati, anni di battaglie legali. Perché queste cose non è che si risolvono con dici, dai, ci incontriamo, vostro onore, obiezione! No, è un pochino più lunga, per cui credo che non farebbe bene all'industria in questo momento un periodo di totale stasi sia per Microsoft in parte, ma soprattutto per Activision Blizzard. Ma io ho diviso queste riflessioni in due tronconi: cosa potrebbe accadere a breve termine e cosa potrebbe accadere a lungo termine. Allora, a breve termine, appunto, battaglie legali. Altra conseguenza inevitabile sarebbe un crollo in borsa. Allora, stando alle stime generali, un potenziale no-go per questa acquisizione avrebbe un impatto relativo sulle azioni di Microsoft, ma potrebbe averlo molto, molto pesante sulle azioni di Activision Blizzard. Cioè, un fallimento di questa acquisizione potrebbe tradursi in una perdita enorme a livello finanziario per Activision Blizzard. E questa è una cosa abbastanza preoccupante perché,
avrebbe chiaramente delle implicazioni forti, molto forti, sia nel breve che nel lungo termine. Il discorso che spesso si fa su Microsoft poi del vabbè, ma tanto se gli salta questa poi prendono i soldi e li spendono da un'altra parte. Io stesso l'ho detto, ma cosa che non avevo avuto modo di spiegare, non nel brevissimo. Cioè non è che Microsoft dice vabbè raga, esco, prendo i soldi e vado da un'altra parte. No, sarebbero sicuramente spesi altrove quei soldi, ma comunque rimarrebbero bloccati fino alla fine della battaglia legale possibile, probabile, che ci sarebbe in caso di mancata accettazione di questa acquisizione. Quindi, e la cosa ancora peggiore che nessuno sembra considerare è che Activision Blizzard, poco prima che questa acquisizione polarizzasse l'interesse collettivo, era un po' vittima, era un po' soggetta a una shitstorm di proporzioni apocalittiche a causa di quei famosi scandali interni di cui si è lungamente parlato e che adesso sono stati completamente dimenticati, nascosti sotto al tappeto come se fossero un pochino di polvere. Perché? Perché appunto c'era il discorso del adesso Microsoft compra tutti, ripulisce la situazione e dona nuova linfa vitale all'azienda tutta. Ecco, se Microsoft non riesce a portarsi a casa tutto il pacchetto, il tappeto inevitabilmente si rialza e riesce fuori tutto. Quindi si ritornerebbe anche a dover affrontare quei temi molto delicati che hanno messo a dura prova e a duro rischio il futuro di Activision Blizzard prima che si in qualche modo aprisse il discorso acquisizione da parte di Microsoft, che forse è la cosa più brutta, per loro ovviamente. Altra conseguenza sarebbe chiaramente sulle loro IP. È inevitabile che le IP di Activision Blizzard andrebbero a risentire di un'eventuale mancata acquisizione. Allora, Diablo 4 credo che non ne risentirebbe più di tanto, perché lo sviluppo ormai è bello, insomma, avviato, è in via di definizione, stanno secondo me in fase, non dico di polishing, ma poco ci manca. Ma a lungo termine potrebbero esserci degli scossoni per praticamente tutto quello che è ancora in fase di profondo sviluppo, senza contare che ci sarebbe inevitabilmente grossa instabilità interna, societaria intendo, e un altrettanto inevitabile fuga di talenti. Cioè, ok, Activision potrebbe rimanere indipendente, ma ciò non vorrebbe per forza dire che tutti i suoi dipendenti sarebbero costretti a rimanere lì. Tanti potrebbero salutare e andare a lavorare altrove. Quindi il fuggi-fuggi generale potrebbe avere un impatto devastante, letale, su quello che potrebbe essere il futuro di Activision Blizzard, facendo la felicità di tanti altri studi che potrebbero accaparrarsi i migliori esponenti dell'azienda in questo momento. Ma passando a lungo termine, che forse è la cosa più delicata, io vedo un ipotetico futuro veramente nerissimo per Activision Blizzard nel caso della loro ritrovata indipendenza. Perché pianificare tutta una serie di nuove IP sarebbe praticamente impossibile in una fase post mancata acquisizione, in una fase di instabilità societaria, in una fase di fuggi-fuggi generale. Quindi il futuro dell'azienda stessa potrebbe essere a durissimo rischio. Cioè, non è scontato che Activision Blizzard possa sopravvivere alla mancata acquisizione, cosa di cui non sta parlando nessuno, ma è che è una concreta verità. Perché se noi ipotizziamo un crollo in borsa, un fuggi-fuggi generale, il ritorno dei problemi che hanno quasi distrutto l'azienda tempo addietro a livello proprio di immagine, ragazzi, non so, e di conseguenza potrebbe risentirne anche quello stesso COD che il mondo sembra voler proteggere come se fosse il proprio primogenito, no? Che inevitabilmente perderebbe di qualità, sicuramente. Perché quando in un ambiente di lavoro si lavora male, ragazzi, come tutti quelli che lavorano ben sanno, il prodotto del lavoro non viene proprio benissimo. Di conseguenza, diciamo che da questo punto di vista, Activision potrebbe a quel punto finire nel mirino di qualcun altro. Potrebbe, prima di tutto, perdere le sue IP una alla volta, potrebbe essere smembrata concretamente. Le IP, i franchise più importanti, potrebbero essere venduti singolarmente e di conseguenza si andrebbero ad aprire scenari inaspettati,
che potrebbero coinvolgere un po' tutti, salvo appunto aziende minori, ma diciamo che il grosso dell'industria potrebbe in qualche modo attingere da un'Activision Blizzard ridotta allo stremo, ma potrebbe aprirsi anche uno scenario imprevedibile per eventuali nuovi interessati a subentrare nel panorama videoludico. E parlo chiaramente di Google, di Amazon e anche di una Tencent, che pur non avendo lo stesso potere d'acquisto di un Amazon o di un Google, potrebbe comunque provare a fare un colpo importante in questo senso. Quindi diciamo che vedete quante possibilità ci sono, che non sono considerate spesso e volentieri quando si parla di questo argomento. Microsoft credo che non ne risentirebbe più di tanto. Sì, avrebbe da pagare quei miliardi di penale, ma è un colpo che l'azienda può reggere e non credo che andrebbe a condizionare più di tanto il futuro dei Microsoft Studios. Quello che Microsoft sta facendo con Activision Blizzard, per quanto alcuni lo riducano a vogliono prendersi COD, va ben oltre e riguarda il mondo dei mobile games, riguarda un discorso di espansione a largo spettro che non riguarda solamente il giochino o la serie di prodotti da inserire nel Game Pass, una cosa un po' più ampia, per cui semplicemente loro andrebbero a rivolgere le proprie attenzioni verso altre aziende più facilmente acquisibili, che potrebbero permettergli di raggiungere i medesimi scopi, magari con più difficoltà, ma comunque non cambierebbe la sostanza dei loro piani dal mio punto di vista. Per cui andremo semplicemente a eventualmente rallentare un'espansione o un concretizzarsi di certe strategie, ma non credo che Microsoft avrebbe delle conseguenze reali nel caso in cui dovesse saltare questa acquisizione. Chi mi preoccupa tanto, come vi dicevo, è Activision Blizzard, che sono sinceramente convinto potrebbe avere difficoltà a sopravvivere a un'eventuale ritrovata indipendenza. Ma ripeto, credo c'è stata una fase in cui ero estremamente pessimista. La fase in cui certe antitrust, specialmente quella inglese, avevano palesato dei dubbi un po' così, non dico controversi, ma curiosi, ecco, sotto alcuni aspetti. Ora che Microsoft ha fatto un certo tipo di scelte e ha fatto certe dichiarazioni, sostenuta peraltro da un'industria, perché diverse aziende si sono espresse a favore di questa acquisizione e hanno palesato una fiducia totale nei confronti di Microsoft per quanto riguarda gli equilibri del settore, credo che forse si possa ipotizzare con più serenità un eventuale sì, ok, siete autorizzati a concludere l'accordo. Però, ripeto, siamo ancora nell'ordine dell'ipotetico. Io ripeto, quello che vi ho prospettato oggi forse è un futuro per certi versi troppo, troppo negativo, ma vi posso garantire che quando queste cose sono accadute anche in altri ambiti e magari sono saltate a causa delle antitrust, le conseguenze per le azioni coinvolte a volte... le conseguenze per le aziende coinvolte a volte sono state veramente veramente nefaste, hanno prodotto conseguenze devastanti, a volte ben peggiori di quelli che sarebbero stati gli effetti delle effettive acquisizioni. Per cui insomma ragazzi, argomento bello cicciotto, sono certo che nei commenti vi potrete scatenare. Per adesso la chiudiamo qua, perché appunto non c'è altro, questo voleva essere un po' un video di chiusura della questione in attesa di sviluppi concreti e non di voci. Come ben sapete è un tema che io affronto raramente in maniera così ricca e quando ce n'è reale motivo, quindi per adesso detto ciò ne riparleremo nel 2023, credo, abbondante, anche perché tutto dovrebbe definirsi entro il primo trimestre del 23 in un senso o in un altro, per cui in qualche modo sapremo presto la verità. Ragazzi, io a questo punto vi saluto, grazie come sempre per il supporto enorme che date a questa rubrica, noi ci vediamo alla prossima.